Watershed viene fuori da un'esperienza di pluriennale di 6 anni che ha portato l'arte contemporanea nei Castelli di Puglia e adesso invade questo mondo che è l'Europa della cultura. Watershed è il bacino idrografico, è una unità attorno a qualcosa che invece corre, si muove, vive. L'acqua è vita. Dark matter is deals with our nightmares and our dreams and our obscure emotions. It is you cannot understand it really because dark matter, as you know, oscura materia, is not understandable. You cannot see it, and it is about these kinds of dark emotions. Why dark matter is so on its place here is because not only the fortress is also a kind of dark matter, eh? But the whole Puglia, for me, as a tourist maybe, is a kind of dark matter, culturally and mentally. Allora, il lavoro che porto a Rotterdam è composto da 20 volti, 20 volti galleggianti di 2 metri per 3 e saranno appunto collocati nelle acque di Rotterdam, in particolare vicino all'Hotel New York, che è un posto simbolico, un posto storico, perché proprio da questo hotel, a fine 800 e inizio 900, quando appunto erano scoppiati, insomma, i più importanti flussi migratori, proprio di lì partivano le navi per le Americhe, e quindi era importante per me partire da questo punto, da questo riferimento storico. Dunque, ho scelto questi volti, appunto, è vero, sono malinconici, nostalgici e sono spesso belli, volti giovani, adolescenti, donne, perché io ho voluto sottolineare la bellezza e il coraggio che ci sono nel gesto del viaggio, cioè nel lasciare tutto per andare verso l'ignoto, in realtà, verso un destino migliore. Mi sono approcciato a Jan Fabre come faccio di solito con i grandi maestri, trattandoli in sostanza senza alcun rispetto, senza nessuna attitudine cultuale. Credo che, specie per quegli artisti che hanno fatto della loro capacità di seminare dubbi, incertezze, di lavorare sulle angosce, sulle inquietudini dell'essere umano, credo che sia scorretto rapportarsi a loro con un atteggiamento di zelo. Credo sia corretto trattarli con un po' di spirito iconoclasta, cercando di andare ad aprire il mondo retrostante le forme più apparenti. Penso che anche la storia delle lacrime si vada a innestare come una delle tante battaglie di questo geniale artista contemporaneo fiammingo in favore della bellezza. It's a big part of us in interior, but it's also a big part of the outside, of creating clouds and creating climates. And we look on the water molecules and how they reflect light and how that can give an idea of the future. Talking about the watershed, the border between water and land, and you're talking about Margarita and how to develop like salt. Of course, it's interesting, the whole development between the sun, the waves, the wind, and the evaporation. And also the symbolical terms of salt, that means the life of salt, and also the time glass, or whatever you call it. And then, in a larger perspective, watershed, it's an upcoming threat. You know, the climatic change, different parts of the world,
all of a sudden get the watershed. That sort of takes away all the possibilities to survive. We are doing this film about weather war, how to protect yourself from the climatic change. So we were in Bangladesh, where they have these really floods that destroy the whole landscape for millions of people. They can't grow anything. And like, how should it survive, sort of? And in terms of Europe, it's so far away, Bangladesh, in terms of Europe and the whole climatic change. What kind of future surprises will it bring? Fabre, nella sua poetica, si è sempre definito come il guerriere della bellezza, giustamente, ma non solo, si è anche definito come il cavaliere della disperazione. Cavaliere della disperazione perché con tutto il suo percorso artistico è in rivolta contro la morte. Arts, I think it became a way of living. Arts is a way of sharing beauty with other people. It's a love, it's a passion, I think, arts. A way of communicating, of binding people. The Watershed Project, Foyan, as my colleague explained, Foyan Faber, especially in his work, the liquids, the body liquids are very important. In many ways, I mean, they make us survive, and in that sense the water connects Puglia or Europe, or connects us in both worlds. Nel corso della residenza abbiamo molto pensato e quindi lavorato sulla condizione decisamente medievale della nostra quotidianità. Quindi la nostra performance si inserisce all'interno di un percorso che parte appunto da Agnolo Gaddi nel 300 e continua con Piero della Francesca nel 400 e appunto il nostro episodio sulle storie della Vera Croce, che Sant'Elena ritrova e riduce in pezzi il sacro legno, si appunto collega con questi cicli pittorici che hanno fatto appunto grande questi due autori. Se penso a watershed, penso più che a spartiacque, penso al bagnasciuga, quell'effetto delle onde che non riescono mai davvero a definire un territorio. E questa è la natura dell'acqua, quella di essere sempre in movimento, di non assumere mai una forma definita. La magia dell'acqua infatti è quella di essere un elemento in continuo stato di potenziale cambiamento. L'arte per me è uno strumento di conoscenza, è un metodo per esplorare la realtà, o meglio, è uno strumento per creare la realtà. Come sostiene il filosofo e guru indiano Krishnamurti, l'atto stesso di guardare è creazione, un atto creativo. L'artista offre la possibilità di restituire in forme visibili questi atti creativi, questi sguardi che in realtà creano il mondo.